Sviluppi clamorosi su Don Celso. Tutti sanno che il sacerdote costrinse Gonzalo a prendere i voti sotto un meschino ricatto morale. Ebbene, fra un po' di episodi, vedremo il figlio di Pepa prendere la sua personale vendetta nei confronti del meschino parroco. Gonzalo cercherà giustizia e tenterà di scoprire qualcosa che possa incastrare Don Celso. E in effetti, qualcosa scoprirà. Colui che lo costrinse a prendere i voti sotto ricatto, nasconde un terribile segreto. Venuto a conoscenza dei fatti, Gonzalo deciderà di vendicarsi e dirà tutta la verità riguardante Don Celso, dal pulpito della chiesa. Matteo, un missionario che era venuto a conoscenza degli sporchi imbrogli del prete, rimane vittima di un'amputazione delle gambe per colpa del parroco. Inoltre, le anticipazioni del segreto ci rivelano che Don Celso pare essere anche un uomo che compie gesti impronunciabili nei confronti dei bambini. Per questo motivo Gonzalo, furioso per aver scoperto quanto spregevole sia Don Celso, lo denuncerà alla Guardia Civile. In seguito Gonzalo scriverà una lettera alla Chiesa, dove denuncerà tutti gli abusi e gli imbrogli di Don Celso, sul come l'uomo gli abbia fatto credere di essere stato abbandonato da Pepa e Tristan e farsi prete sotto ricatto. All'evidenza dei fatti, le autorità ecclesiastiche prenderanno in considerazione le motivazioni di Gonzalo e annulleranno di conseguenza i voti sacerdotali del ragazzo. Gonzalo quindi, finalmente abbandonerà le vesti sacerdotali e potrà lottare, con tutto se stesso, per riconquistare Maria ed infine sposarla.